Amen, alleluia. Non so se voi sapete che la parola Natale è una parola latina, viene dal latino, e che vuol dire nascita. Quindi Natale dovrebbe essere la festa che fa riferimento alla nascita di Gesù. Di Gesù. Di Gesù. Dovrebbe essere la festa dove Gesù è il centro. Natale è la festa dove le persone devono ricordare un evento storico, un grande evento della storia, che un giorno un uomo che si chiamava Gesù, che era il Messia, che era il proprio Dio, ha messo i piedi sulla terra. Natale è la festa di Cristo Gesù. Amen? Pertanto, questo Natale che si fa qui in Italia, 25 dicembre, che si fa anche in Brasile e che si fa in tanti altri paesi cristiani, non è Natale, questa festa. È solo una versione paganizzata del Natale, ma non è Natale. Perché in questo Natale paganizzato, il grande personaggio principale non è Gesù. Il personaggio principale è un anziano che ha una barba lunga, capelli rosso, e nel suo cappello ha una pallina bianca, indosso che questo anziano è il personaggio principale di questo Natale, non è Gesù. Quando si parla di Natale si pensa in lui, si pensa in questo anziano che si chiama Babbo Natale. Per questo non c'è nulla a che fare con il Natale di Cristo. Questo Natale è la festa del commercio, è la festa dei lucri, è la festa del mercato, ma non è affatto la festa di Cristo. E oggi il nostro invito a te è ricordare di Gesù Cristo, ricordare che un giorno Gesù è venuto su questa terra. Cristo è il tema del Natale, Cristo è il numero del Natale, Cristo è lo scopo del Natale, Cristo è la sintesi del Natale. Per questo vorrei invitarti a metterti in piedi stasera e festeggiare il Natale. Alleluia. Grazie.